Buongiorno a tutti, eccomi di nuovo qui nel condividere con voi la meditazione circa la parola di Dio odierna. Oggi celebriamo la solennità dell'Annunciazione, la festa nella quale noi ricordiamo come Dio, per mezzo dell'angelo, raggiunga Maria per dirle che sarebbe diventata la madre di Gesù. E qui possiamo vedere da un lato il realizzarsi del progetto di Dio verso gli uomini e dall'altro vediamo, possiamo cogliere quale sia il senso per l'esistenza di ciascun essere umano. Qual è questo senso? Anche Maria di per sé si era domandato che senso avesse un tale saluto. Il senso è quello che noi siamo destinatari di un grande annuncio. L'annuncio di un Dio per il quale siamo importanti. Davanti ai suoi occhi abbiamo trovato grazia. Rallegrati, Maria, hai trovato grazia presso Dio. Noi siamo importanti per questo Dio che ha voluto rivelarsi attraverso l'angelo a Maria. E questo annuncio trova miliardi di forme, di modalità per essere ascoltato, come miliardi sono le persone su questa terra. E qual è il contenuto di questo annuncio? Di per sé è sempre lo stesso. Dio è amore. Ma avrà il tono adeguato, la voce ponderata, le parole giuste per farsi ascoltare, per raggiungerci nella condizione che stiamo vivendo, che ciascuno di noi vive. Quindi potremmo domandarci oggi, ma di quale annuncio ho bisogno io nella mia vita? Di gioia, di consolazione, di speranza, di tranquillità, di che cosa? E soprattutto come fare per poter accogliere questo annuncio? Anche Maria di per sé se l'ha domandato quando si è chiesta come fosse possibile questo intervento straordinario di Dio. Quando lei dice, com'è possibile questo? Non conosco uomo. Anche qua il testo ci aiuta. Dio, attraverso l'angelo, dice a Maria, su di te scenderà lo Spirito Santo. Quindi anche noi possiamo oggi invocare lo Spirito Santo perché ci aiuti a cogliere ciò di cui abbiamo bisogno e chiederglielo a Dio. Lasciamo poi allo Spirito la possibilità di manifestarsi come vorrà. A noi compete solo una cosa, che poi è quello che ci insegna Maria, che dice: Eccomi, sono la serva del Signore. A noi compete fidarci di Dio. Buona giornata.